Buongiorno ragazzi, ma buongiorno ragazzi. Potevo non fare un video salutarvi e augurarvi una buona vigilia? No, non potevo, in effetti è quasi sera, però veramente. Perché guardate, stavo preparando la tavola per Ti spiazzo in due e quando ho sentito il telefono suonare, dling, poi toc toc, insomma, una miriade di messaggi dove mi augurate una buona vigilia. Benissimo, io vi ringrazio tutti, vi voglio bene a tutti. Non vi nomino perché siete tanti e non vorrei dimenticarmi di qualcuno. Ecco, questa è la tavola per Ti spiazzo in due. L'ho mandata a quel paese, no, scherzo, l'ho mandata fuori di paese. Aspetta, aspettate perché sto usando il gimbal e a me non piace, cioè voglio dire, ce l'ho, l'avevo comprato, ma non l'ho quasi mai usato. E va bene, dai. E allora, niente, stavo appunto, sono 4 ore, 3 ore che sto facendo un po' apparecchiando la tavola per stasera. Vediamo. Questo. Allora, te ne stai fermo. Questo gimbal qua con i bicchieri. Ho fatto il pane per Ti spiazzo in due con i due cuoricini. Però c'è una sorpresa qui, perché ci sono due pezzi che gliel'ho cucinati con l'olio extravergine con al peperoncino, però quindi e quindi voglio vedere quando beccherà il suo pezzo di pane con. Questa volta gliel'ho fatto con i semi di sesamo, sì. Ecco, e allora gli ho fatto il cuoricino. Bene, poi qua abbiamo. Dai, vi racconto la tavola perché. Ma anche se facciamo pubblicità, chi se ne frega, scusatemi un attimo. Dunque, qua abbiamo un vermentino, ok? Anche perché stasera si mangerà pesce, dopodiché eccovelo qua inquadrato un bel malvasia, ok? Poi un goccino finale. Dopodiché come spumante abbiamo un millesimato. C'è anche scritto e vado in tilt, va bene. Tanto ormai sapete che io sono un po' rinco, ma non importa, vi voglio bene lo stesso, lo sapete. E allora, dunque, per finire, devo trovare. Non ho trovato una busta di auguri ed altro, e quindi penso che gliela nasconderò qui. Insomma, sto anche finendo. E quindi penso che gliela finirò qui, ragazzi. Ecco, questa è ancora in allestimento la tavola, quindi ci devo ancora pensare. Intanto ho già preparato un po'. Niente, quindi ragazzi, io vi auguro tante belle feste, tante belle cose, tanti bei viaggi, di venire a trovarmi a Sochi. E quindi aspettate che metto un piattino qui perché non voglio sporcare la ferrumola, non voglio sporcare, ecco qua, la tovaglia, anche perché l'ho tirata fuori dopo, ragazzi, ho dovuto stirarla e fare un auguri. Ecco, ah no, ma mettiamolo anche pieno. Ok. Ti spiazzo in due, ogni tanto mi piace Raboso, ma stavolta ha preso un merlotto. Quindi,
Eccoti qua. Bene. Con questa immagine di due cuoricini, ok, tutti per voi. Io vi auguro veramente una buona vigilia e poi domani, senz'altro non mancherò di fare un video con gli auguri di Buon Natale e speriamo che, ma questa volta porterò Ti spiazzo in due. Scusate, perché io sono, questo andava così, questo così, questo così, là in fila per tre, con il resto di due. Bene ragazzi, allora alla salute, buon anno. Ehi, buon anno, buon Natale, e per il buon anno ci vedremo tra qualche giorno. Ok, dopodiché seguirà un video con Ti spiazzo in due per il Natale ortodosso, che come ben sapete, dato che molti di voi. Molti di voi non conoscete la Russia, quindi sapete che il Natale con il calendario ortodosso cade. Indovinate quando? Scrivetemelo sui commenti, dai, che molto probabilmente lo sapete meglio di me. No, è impossibile meglio di me perché essendo coppie internazionali, si festeggia due Natali. La bellezza di festeggiare due Natali, quello, diciamo, tra virgolette, italiano, è quello russo, insomma, in poche parole. Difatti arrivano sempre, anche dopo Capodanno, ci fanno sempre gli auguri anche gli amici ortodossi per il nostro Natale. Ok, bene ragazzi, tanti tanti auguri, tante belle cose, statemi bene e continuate a seguire il canale e tanti auguri ragazzi.